Amici di Onda Libera, buonasera, siamo qui a Fano, dove si è appena conclusa la terza tappa del Movement Tour di Fano 5 Stelle. È con noi qui il candidato sindaco, Adaro Miccioli. Diciamo una serata molto partecipata, e abbastanza vivace e impegnativa. Allora, il tema fondamentale mi sembra che sia la partecipazione, perché il oggetto della serata appunto era il centro in periferia, per cui è uno stimolo alla cittadinanza a partecipare ai lavori dell'amministrazione comunale. Ci può dire qualcosa in merito? Sì, beh, abbiamo lanciato almeno un paio di strumenti da questo punto di vista, perché poi si parla tanto di partecipazione e alla fin fine uno dice vabbè sì, la gente va in un'assemblea, dirà la sua, collaborerà. In realtà ci sono due strumenti molto importanti. Il primo, forse il più importante in assoluto, perché riguarda proprio anche l'economia della città, vale a dire il bilancio partecipativo. Attualmente il bilancio viene calato dall'alto dall'amministrazione e viene approvato dalla maggioranza in consiglio comunale. Il concetto di bilancio partecipativo rovescia la modalità di azione. Si parte dall'esigenza dei cittadini che in assemblee si riuniscono all'interno di questo progetto e quindi, partendo da queste esigenze, il bilancio comunale viene tarato secondo i suggerimenti stessi degli cittadini. Oltretutto c'è un altro fattore molto importante in questo strumento: una parte intera proprio del capitolo dei capitoli, quindi della parte economica vera e propria del bilancio, viene destinata ai quartieri stessi della città, quindi ogni quartiere ha nel bilancio una certa quota da gestire. Come si fa poi a definire la modalità e l'obiettivo a cui destinare questi soldi? Anche qui, in questo caso, si riuniscono i cittadini in assemblea, viene stilata praticamente una classifica delle priorità per quel quartiere, si discute insieme chiaramente in molte riunioni, quindi anche è un processo che dura alcuni mesi. E poi alla fine si fa una votazione unanime, perlomeno a maggioranza, da parte della cittadinanza che fa parte di quel quartiere, per decidere qual è l'obiettivo da raggiungere con quel capitolo di spesa. Quindi insomma molto concreto, molto realizzabile, anche perché molte città ormai già lo stanno facendo, quindi non siamo i primi a proporlo, anzi siamo tra virgolette dei copia e incolla a questo punto, però di buone prassi, di comuni virtuosi, tanto di guadagnato. Le buone abitudini bisogna sempre apprenderle. Il secondo strumento è molto più semplice, è un progetto che c'è a Fano, che è nato da tantissimi anni ma che poi nel tempo è venuto a scemare, che è la cosiddetta Fano Città dei Bambini. C'è un consiglio, vero e proprio comunale, fatto da bambini eletti nelle scuole stesse della nostra città, che decidono appunto anche qui in questo caso per alcune attività che devono essere svolte nei quartieri, nella loro città. Altro strumento assolutamente da rivalutare e da ripotenziare. Un primo assaggio di questa partecipazione lo state già dando col programma elettorale, perché ho visto è già stato messo online con possibilità di intervento. Esatto, siamo stati i primi come coalizione, come candidato sindaco, a mettere questo bilancio online. Sul nostro sito www.fano5stelle.it c'è proprio una sezione dedicata in cui potete o scaricare interamente il programma e leggervelo con calma, e addirittura poi, se volete, anzi addirittura insomma è la cosa a cui puntiamo principalmente, si può commentare parte per parte, quindi avere uno spazio per portare suggerimenti, critiche, nuove idee. E questo, noi ci teniamo molto a questa cosa, perché è proprio da qui che vogliamo fare un programma che sia realizzabile e concreto, senza voli pindarici, ma appunto proprio che sia partito dalle nostre buone idee, ma che sia completato definitivamente poi dal contributo dei cittadini. E vogliamo ricordare il sito www.fano5stelle.it.